Allora ragazzi, di ritorno dal supermercato vi voglio far vedere che cosa abbiamo preso. Siamo andati al supermercato Aldi, dove io non ero mai stata e mi è piaciuto tantissimo. Poi vabbè, siamo passati anche da Lidl, però quello ve lo farò vedere un altro video perché sennò viene un video lunghissimo. Iniziamo subito così vi faccio vedere tutto quello che abbiamo preso. Allora, iniziamo. Iniziamo da questa busta dove abbiamo questo qui che è sono questi qui spaghetti di verdure, questi qua di zucchine, e questo dice che è pronto in 3 minuti. E questo qui l'abbiamo pagato 200 grammi 1,49 euro, questo qui. Poi andiamo avanti. Poi io e Rebecca abbiamo voluto questo qui, che è praticamente il cappuccino, quello freddo, di questa marca, insomma, che non conosco, Your Coffee. Vabbè, questo. E vediamo quanto l'abbiamo pagato, soprattutto se riesco a trovarlo. Allora, ne abbiamo presi tre, sono da 250 ml e costano 0,59. Quindi ne abbiamo presi tre di questi. Poi se li trovo subito ve li tiro fuori, ma credo di no. Poi ho preso delle cose vegetariane per me e ho preso queste, credo siano tipo, sono praticamente dei burger panati di tofu e della Good Bio. E queste qui le ho pagate Good Bio Panados Vegetarianos 2,79 euro. Poi ho preso queste salsicce vegetariane di tofu, sempre della marca Good Bio. Adesso non so qual è delle due. Credo uno, vabbè, ce ne sono due di queste qua, sortito biosoia, sortito biosoia, e che costano 1,99 euro. Me ne scrive un'altra, ma non so se effettivamente è questo. Adesso appena vedo l'altro ve lo dico. Comunque dovrebbe essere 1,99 euro. Poi abbiamo preso il deodorante perché ci mancava, col fatto che non si potevano portare dei liquidi, soprattutto questi qua spray. Abbiamo preso il deodorante, questo qui è la versione fresh, desodorante Mildin. E questo deodorante è costato 1,19 euro. Poi abbiamo preso questo qui di tipo tavernello che si chiama Bonus vino bianco e procura il vino Branco Tetra, credo sia questo, 0,99. Poi i peperoni, perché questi fanno comodo, poi sono carini questi qua, questi tre, rosso, giallo e verde. E questo non so se c'è scritto dietro, no. Pimentos tricolor 500 grammi dovrebbe essere, sì. E li abbiamo pagati 1,49 euro. Poi abbiamo preso una bellissima ed enorme confezione di purè, non so se riuscite a capire, sembra una confezione di cereali, della marca La Villa. E questi qua sono praticamente 6 bustine per 3 porzioni. E il purè de patata 450 grammi 1,39 euro. Poi abbiamo preso l'acqua perché naturalmente ne facciamo sempre scorta, ed è questa qui della marca Monchique, ed è naturale. E l'acqua naturale, vediamo un po' se la trovo. Acqua de Monse, 1,5 litri, e l'abbiamo pagata 55 centesimi. E questa è la prima busta, guardate quanto è carina questa busta qua di Aldi, tutta colorata con il marchio. Eccola qua, lo faccio vedere così chiusa. E poi loro non hanno quelle borsette, non credo sia, no, anche questa è riciclabile, però sono più resistenti, per esempio, di quelle della Auchan che si rompono dopo 3 secondi. E questa è una bustina. Allora, abbiamo preso questa tovaglia che costa 2,20 euro, qua c'è proprio scritto, quindi non mi posso sbagliare, della marca Buffet, tutta con i pois viola, insomma carina. Poi i funghi, questi sono per me ma anche per loro, insomma, e sono 250 grammi i funghi, 1,49 euro questi. Poi andiamo avanti, hanno preso un dolcetto perché sono delle mangione, questi qui della Sweet
sandwich al cioccolato della marca Aurada, bolacia sandwich 252 grammi, 1,59 euro. Mi ha detto Rebecca che sono tipo degli stickers, perché io non l'avrei mai capito questa cosa. E niente, questi qua, vediamo un po' se li trovo nello scontrino. Eccoli, cioè, li abbiamo pagati 1,89 euro. Stavo dicendo che li ha pagati Rebecca, ma quando mai? Questo è l'altro cappuccino, questo però è latte macchiato. I pistacchi di Rebecca, che questi li ho sempre trovati. I pistacchi li abbiamo pagati 200 grammi, 3,19 euro. Poi andiamo in fondo. Queste qua, che sono delle scaloppine vegetariane con all'interno, non l'ho capito, i broccoli e non so che cos'altro, però vabbè, andranno bene. Della Maine Veggie Tag. E questi qua penso sempre 1,99 euro. Ah no, allora prima mi sono sbagliata, perché Panados Vegetarianos è questo, e quindi questo costa 2,79 euro, mentre quelli di soia, Sortito Biosoia, erano quelli che vi ho fatto vedere prima, 1,99 euro, e anche l'altro penso sempre uguale, 1,99 euro. Sì, eccolo qua, 1,99 euro, quindi quelli di prima, tutti e due, della Good Bio, 1,99 euro, mentre questo 2,79 euro. Poi ecco l'altro cappuccino, adesso proveremo, perché no, poi in frigo abbiamo quello di Starbucks, quindi vi diremo la differenza tra uno e l'altro. Questa è l'altra busta, un'altra bottiglia d'acqua, quindi uguale a prima. Andiamo nella terza busta. Intanto mi sono mangiata un dolcetto. Allora, passiamo a questo qui, che è il petto di pollo. E il petto di pollo, sempre se capisco qual è, ah sì, si chiama bife frango extra fino, 400 grammi, 2,39 euro, e dice anche che è una novità, forse perché è extra fino. Poi io spero di non aver fatto errori, perché mio padre mi ha mischiato le cose, cioè di Lidl con quelle di Aldi. Poi abbiamo preso questi dolcetti dei tipici portoghesi, che si chiamano, non lo so, pastel de nata. Sono 60 grammi e tutti e quattro li abbiamo pagati 1,40 euro. Cosa mi ha guardato? C'è una signora che è passata e mi ha guardato strano. Poi, altra cosa, qua qualcuno si è preso un bel cornettone. Vediamo se c'è scritto qual è. Ah, è un croissant integrale 80 grammi a 0,49. Questi qua stanno anche da Lidl. Poi siamo arrivati al fondo. Uno e due. Questo che è il pepino dolce. Questi sono cetrioli e ne abbiamo presi due. E sono 200 grammi ciascuno e costano ciascuno 0,69. Eccolo qua. Vabbè. E questi qui. Poi abbiamo preso io e mamma due cose utilissime, proprio perché c'erano praticamente finite, e sono le creme. Allora, io ho preso questa qui, che è della marca Biocura, che dovrebbe essere, qua dice naturale, non lo so, non la conosco, Day Cream, questa è una crema da giorno, ed è anti-age con acido ialuronico. L'ho pagata 6,99 euro, così, ed è fatta così. Vi faccio vedere gli ingredienti, se magari vi interessa. Questi sono gli ingredienti, per chi se ne intende. E questa è la mia crema, mentre la crema di mamma l'ha pagata 5,99 euro. Questa è contorno occhi, questa qua da notte, piccolina, e questa è da 15 ml, mentre l'altra è da 50 ml. Quindi ragazzi, questi erano tutti gli acquisti di Aldi, spero di non averli mischiati con Lidl, ma credo di no, perché sennò comunque mancavano dallo scontrino, mi sono resa conto che qualcosa mancava, infatti l'ho spostato dall'altra parte. E niente, questi erano tutti i prodotti, io spero che questo svuota la spesa vi sia piaciuto, e ci vediamo presto con dei nuovi video qua direttamente dal Portogallo.
E se vi è piaciuto il video, non dimenticate di lasciarmi sempre un like, di iscrivervi al canale e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!